Flori, scusa, ma in questa campagna elettorale i politici sono troppo invadenti. Stamattina ho aperto la cassetta della posta, c'era dentro Boselli. Buonasera. Buonasera, ciao Floris, ciao a tutti i presenti lì in studio e ciao ovviamente a tutto il pubblico che ci segue da casa. Io mi scuso con i presenti, ma è chiaro che essendoci tra gli ospiti in studio una persona che secondo me ha rivoluzionato il modo di fare politica in questi 5 anni, io preferirei cominciare a rivolgere un saluto a lui. Non me ne vogliano per carità gli altri, perché secondo me di fronte a questa personalità politica c'è una tale attesa anche in tutto il paese per sentire quello che dirà, che io mi sono preparato qualche domanda e vorrei sottoporgliela. Ecco, io volevo chiedere all'onorevole Rotondi che cosa gli è saltato in mente a Nanni Moretti di fare un film su di lei. Ma perché tanto accanimento su di lei, su Rotondi? Ma perché? Noi questa sera, Giovanni, abbiamo un grande scoop, ma prima di farvi vedere questo scoop io volevo chiedere un favore al compagno Bertinotti. Ecco, allora Bertinotti, ascoltami bene, io quest'estate vado via con la famiglia, faccio le vacanze in Messico. In caso di vittoria del centro-sinistra puoi aspettare a fare cadere il governo in settembre, perché io ho già dato la caparra, 2.500 euro, e non vorrei essere costretto a tornare per votare. Fammi questo favore, grazie, ci conto, Fausto, ci conto. Saluto Emma Bonino, con la quale sto raccogliendo le firme per far sì che Emma Bonino smetta di raccogliere firme, quindi grazie, ciao Emma, ti saluto. Ma veniamo allo scoop. Io lunedì mattina compro il giornale e cosa leggo? Che Berlusconi ha dichiarato che i cinesi bollivano i bambini. Aspetto stamattina per vedere la smentita, perché di solito il premier smentisce quello che ha detto. Di solito dice: mi avete frainteso, non ho mai detto che li bollivano, ma che li friggevano con la pastella o al limite li facevano con l'acqua pazza. E invece cosa ascolto? Un'altra frase shock del premier, che è: Fassino è stato, sarebbe ideale come testimonial di pompe funebri. A questo punto io penso, dietro queste frasi, dietro queste esternazioni ci deve essere una strategia, per forza. Berlusconi è un grande comunicatore, io lo conosco, l'ho portato io a Mediaset, lo conosco, lo so, è un grande comunicatore, quindi ogni cosa che dice è frutto di una strategia di comunicazione molto accurata e strettamente imparentata al marketing. Ed è per questo che io mi trovo a Roma nella sala Martiri di Cesare Buonamici, dove c'è un team di esperti di comunicazione che elabora le singole esternazioni di Berlusconi. Come nasce una frase del premier? Con un metodo scientifico. Qui ci sono 3 bussolotti con delle urne. Scusa, nella prima, Gene, sì? Perdonami, siccome Berlusconi ancora non torna, immagino che avrà piacere a vedere un po' come nascono le sue esternazioni. Sì. Ecco, allora io ti chiederei intanto un'interpretazione del fatto che sta ritardando. È una delle sue strategie? È sicuramente una delle sue strategie. Lui ha ritardato apposta perché non voleva il confronto con me. È fuggito, è chiaro. Cioè, questo è chiaro, lui patisce il confronto, capisci? Quindi, comunque, no, Stavamo domandando se arriverà in tempo per alzarsi e andarsene, ecco, se ci sono i tempi utili. Probabilmente sì, però io, secondo me questa cosa è importante, perché lui farà, vedendo come si compone il discorso di Berlusconi, si capiscono anche molte cose in più di quello che è stato detto finora. Io procederei con questa dimostrazione scientifica. Allora, nel primo bussolotto noi abbiamo nomi e cose e persone cattive, nel secondo bussolotto abbiamo i verbi e nel terzo bussolotto abbiamo cose e persone buone. Facciamo degli esempi. Ad esempio, in cose e persone cattive ci sono ovviamente Prodi, No Global, le toghe rosse, le Toz, un attimo, i comunisti, il 4-3-2-1 di Ancelotti, i cronometri di Mimun, Bertinotti, gli extracomunitari. Allora, cosa facciamo? Vediamo allora la persona cattiva, chi può essere. Allora, lo estraiamo e così si compone la frase. In questo caso, i comunisti. Prendiamo il verbo è: hanno abbandonato in autostrada. Vediamo la persona buona e meritevole di attenzione: Sandro Bondi. I comunisti hanno abbandonato in autostrada Sandro Bondi. Chiaramente subito il giornale spalleggia
il Premier, che dice ovviamente la sinistra criminale lascia Bondi contro mano. C'è la replica dell'Unità, fesso lui a girare senza la medaglietta. Facciamo un altro esempio. Allora, facciamo un altro esempio. Prendiamo un altro biglietto, vediamo. In questo biglietto c'è Prodi. Prodi, lo vediamo, Prodi. Vediamo che verbo c'è. Di notte si traveste da... Vediamo. Iva Zanicchi. Quindi, Prodi si traveste di notte da Iva Zanicchi. Il giornale titola Lapo Elkan, quella notte non era solo. L'Unità controbatte, quando canta Zingara, Prodi non ce n'è per nessuno. Facciamo un ultimo esempio, perché voglio che sia chiaro questo procedimento. Grazie, voglio che sia chiaro bene questo procedimento. Questo, allora... Aspetta, Gene, perdonami, sì? Che per l'ultimo ti introdurrà il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Va bene. La attendeva Gene Gnocchi. Presidente, buonasera. Buonasera. Ciao, Emma. Buonasera. 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 Allora... Gene, vuoi spiegare cosa stavi facendo al Presidente Berlusconi? Presidente, ero al centro, al suo centro di elaborazione strategie, che è il centro martiri di Cesare Bonamici, e stavamo facendo vedere come il suo ufficio strategie elabora le esternazioni che lei quasi quotidianamente appaiono sui giornali. E ci sono tre bussolotti nei quali sono previsti appunto persone cattive, verbo, e persone buone, e abbiamo già fatto le prime due esternazioni. Questa è la terza esternazione. Abbiamo estratto dal primo bussolotto cose, persone cattive, e lo facciamo rivedere, gli extracomunitari, lo facciamo rivedere, estraiamo il verbo che è saranno tutti rispediti, e le cose buone saranno tutti, questa è l'ultima esternazione del Premier, saranno tutti rispediti ad Arcore. È chiaro che qui è difficile sostenere una cosa del genere, però il giornale viene in soccorso giustamente al Premier e titola e voilà, il Premier dal niente si inventa 15.000 posti di lavoro. Subito la controreplica dell'Unità, Veronica Lario scarica il Premier, il solito esagerato, avevo chiesto solo un aspirapolvere. Bene, io vi lascio perché devo correre a Macerata, perché la città di Macerata è in festa, caroselli di auto per le strade, la gente in piazza con le bandiere, pare, è una notizia non ancora accertata, ma pare che durante un comizio Di Pietro abbia azzeccato un congiuntivo. Io corro perché è una notizia fantastica. Ciao. Bene. Gene Gnocchi. Gene Gnocchi per la copertina di Ballarò. Questa sera nostri ospiti Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, leader della Casa delle Libertà. Bentornato Presidente, buonasera. Emma Bonino della Segreteria Nazionale La Rosa nel Pugno, buonasera onorevole. Fausto Bertinotti, Segretario di Rifondazione Comunista, buonasera. Gianfranco Rotondi, Segretario della Democrazia Cristiana per le Autonomie. In queste elezioni si presenta una lista in comune con il nuovo PSI. Buonasera. Allora, Presidente, io inizierei da lei. Un anno fa era qui a Ballarò. Posso aggiungere anch'io un titolo dell'Unità? Certo. Ho saputo che l'altro giorno c'era un ragazzo che curiosava qui allo Zoo di Roma presso la Gabbia del Leone, e così imprudentemente mise la mano nella gabbia. Il leone gli si è scagliato contro e lui ha subito sottratto la mano. Giornalisti intorno, domande, e alla fine qualcuno gli chiese anche: ma lei per chi vota? Lui disse: io voto per Forza Italia. Titolo dell'Unità il giorno dopo: seguace di Berlusconi sottrae il pranzo ad emigrato africano. Credo che anche questa ci volesse. Non era grande buona, Presidente. No, era erano più belle quelle del Candido. Sì, addirittura. Comunque quello dell'Unità... Cioè lei dice con la barzelletta si manda sempre a monte la regola, dice lei, vero? È una strategia vecchia, sì. Dice lei. Comunque questo fatto dell'Unità sottolinea in maniera così ironica, con
lì quell'ironia che Gene Gnocchi ha imparato da me in televisione, perché è stato lanciato dal sottoscritto, e sottolinea quello che invece l'Unità fa tutti i giorni, massacrando davvero la verità. Presidente, lei era seduto allo stesso posto, guardi cosa succedeva un anno fa, a Ballarò. Il mio governo ha ricevuto uno Stato con un grandissimo disavanzo, con un debito pubblico che abbiamo ricordato prima essere molto elevato, siamo riusciti a portarlo al 105% rispetto al prodotto interno lordo, e inseguiamo la prospettiva di riuscire a portarlo entro la fine della legislatura addirittura sotto il 100%, che dal punto di vista dell'immagine, dell'estetica, è una discesa molto importante. Presidente, oggi al 106,4% del PIL, 2,6 punti in più dell'anno precedente. Ora, è vero che nessuno sarebbe riuscito a portarlo sotto al 100% nel poco tempo che separa questa trasmissione da quella, ma perché lo promise? Perché c'erano tutte le previsioni di tutti gli organismi internazionali che prevedevano una forte, solida, sostenuta ripresa dell'economia in tutta Europa. E allora, come d'altronde fecero tutti i governi precedenti, noi avevamo presentato un'ipotesi di finanziaria che prevedeva una crescita molto elevata del nostro prodotto, cosa che purtroppo non si è verificata né qui né in Europa. In più noi abbiamo una difficoltà a svilupparci e a tenere il passo con l'Europa, non riusciamo a farlo dagli anni 80 in qua, perché abbiamo ereditato delle situazioni drammatiche. E ora ne parleremo. Gliele dico velocissimamente perché credo che sia importante. Uno, abbiamo una montagna del debito pubblico, appunto, che non abbiamo fatto noi ma che deriva dal passato. Due, abbiamo un ritardo terribile del 50% rispetto agli altri paesi per le infrastrutture, il che ci costa 70 miliardi di euro in più a tutta la nostra economia. Abbiamo un deficit energetico che gli altri non hanno, perché la Francia produce col sistema nucleare, la Germania il carbone, la Gran Bretagna il petrolio del nord, e siamo anche il paese che lavora di meno rispetto a tutti gli altri. Allora, Presidente, se lei è d'accordo, io ora le farei altre due domande brevissime e poi aprirei il dibattito. Guardi la copertina di Newsweek, che è il più importante settimanale di informazione americano insieme a Time, ha due edizioni internazionali, vende 4 milioni di copie in tutto il mondo. Quella che mostriamo è la copertina dell'edizione internazionale uscita oggi. Perché Silvio non sorride, non deve sorridere, e perché neanche l'Europa dovrebbe? Scrive Newsweek: Berlusconi ama citare il successo di Ronald Reagan negli Stati Uniti e di Margaret Thatcher nel Regno Unito, ma ha fermamente rifiutato di seguire la loro strada. La politica economica e industriale italiana è così fallimentare, infatti, che l'intera classe imprenditoriale è in aperta rivolta. Il vero pericolo che l'Italia di Berlusconi costituisce per l'Europa è di tipo economico. Beh, è anche qui una assoluta falsità, perché intanto la politica industriale non la fanno i governi, ma la fa l'economia. I governi di oggi non hanno la possibilità di intervenire sui due strumenti fondamentali della politica industriale, che sono la moneta, perché la moneta non è più nelle prerogative del singolo paese, ma dipende dalla Banca Centrale Europea, che ha addirittura tenuto alto la valutazione dell'euro, per cui per comprare questa cartella, se valesse un euro 4 anni fa, ci bastavano 0,70 centesimi di dollaro, oggi ci vuole, per la stessa cartella, 1,20 dollari, e questo non dipende dai governi nazionali. Aggiungo anche che c'è stato un incremento importante, oltre, ma ce ne sono tante cose, non vorrei andare per le lunghe, dico soltanto che per esempio noi non possiamo intervenire mettendo soldi nell'economia, perché il debito non si è ridotto, perché abbiamo ritenuto che valesse la pena di immettere dei soldi nell'economia, per esempio aprendo 71 cantieri di opere pubbliche e dando in questo modo un aiuto in futuro alle nostre imprese, piuttosto che stare a ridurre il debito pubblico, allora, in un momento di difficoltà economica. Onorevole Bonino, come le suona che Newsweek dice ha tradito Reagan e la Thatcher? No, ma non è questo che volevo dire. Presidente, lei parla un po' come ha parlato prima, come se fosse il capo dell'opposizione. In realtà lei ha governato questo paese per 5 anni con una maggioranza blindata, che non avrà mai più nessuno, grazie anche all'ultimo regalo che lei ha fatto sulla legge elettorale. 100 deputati in più, 50 senatori in più.
Per quale sia il motivo, in realtà il paese è fermo economicamente, lo 0,1, sono persino i dati di tutti l'OCSE di oggi, ma insomma è così. Allora, il problema è di capire che, veda, lei dice l'euro l'11 settembre, però questo ce l'ha avuto anche la Spagna, che anzi ha avuto anche l'11 marzo, eppure è cresciuta al 3,5. Aveva un'eredità assolutamente diversa. No, aspetti, no, guardi, non è proprio così. Comunque è cresciuta al 3,5. Io penso che il paese si è fermato perché lei, o meglio, le grandi riforme liberali che lei aveva promesso e avrebbe potuto fare, non le ha fatte. Quelle che mi lei spiego. Farà con la sinistra, Emma. Non si preoccupi, che sa, la riduzione dello Stato nell'economia è stata maggiore nel centro-sinistra in 15 anni di quella che ha fatto lei. L'unica cosa che lei ha privatizzato è l'ente tabacchi, ma mi faccia finire. Dimentica allora, l'Enel, scusi, l'Enel, il peso dello Stato c'è ancora. Nel 2003 forte, siamo stati infatti, i primi al mondo. No, però è infatti, per le infatti quello che bisognerebbe... Scusate se mi inserisco, per privatizzazione intende vendere le quote dell'Enel alla Cassa Depositi e Prestiti. Ma intanto le imprese private comunali sono le giunte rosse che cominciamo non le hanno vendere, cominciamo a vendere i tubi del gas, per esempio. Lo dica le giunte rosse con cui lei si accompagna. No, lei lo faccia, visto che è Presidente del Consiglio. Lei lo faccia. Perché lei la maggioranza per farla l'aveva. Vado avanti, dico lo stesso per la luce, dico lo stesso per le mancate liberalizzazioni. Vede Presidente, io penso che bisogna superare gli ordini professionali, lei li difende e io invece, lei l'ha detto ufficialmente, meglio il sistema degli ordini professionali per legge che non le associazioni private di stampo anglosassone. Ora, io invece penso che bisogna superare gli ordini professionali. Insomma, io penso che il paese si è fermato perché le riforme di privatizzazione e di liberalizzazione che lei aveva promesso di fare e aveva la maggioranza per fare, non ha fatto. Sicché in Italia, per esempio, uno dei pochi paesi al mondo, se uno vende o compra una macchina usata deve passare dal notaio, che è un balzello mica da ridere. No, sulle macchine nuove, ho detto macchine usate. Se uno vende o compra una casa, pure da sua sorella, e quindi non è ipotecata, deve andare dal notaio. Aggiungiamo gli ordini. Senta, onorevole Bonino, io ero pronto a subire la fluvialità del Presidente del Consiglio, la sua mi trova spiazzato. Perché se sono mi aiuta. No, ma l'elenco delle riforme liberali non fatte, guardi, sono la causa dello stallo del Paese. E la causa di grandi delusioni, a mio avviso, anche di elettori che con speranza avevano votato Berlusconi. Onorevole Bertinotti, diciamo, fatto 36 riforme, ho un punto di vista sul paese. Un bel coraggio per dire che non abbiamo fatto riforme. Prima vorrei esprimere, per quel pochissimo che vale, la mia solidarietà ai giornalisti dell'Unità, perché il Presidente del Consiglio non può attaccarle quando non ci sono in condizioni da potersi difendere. Io sono sempre là quando loro mi attaccano. Questa è la cosa più ridicola che io abbia mai sentito. No, Presidente, una. Questa è la cosa più ridicola che lei potesse dire. È la cosa più ridicola. Va bene, ma lei può alzare i toni finché vuole. Ma lei non c'è i toni. L'Unità attacca il Presidente del Consiglio tutti i giorni in tutte le parti. Lei il Presidente del Consiglio può difendersi. Ma mi faccia il piacere. Ma c'è un principio liberale. Assumiamo che i giornali sono liberi e da giornali liberi si comportano. Perché io non vengo attaccato sulle televisioni quando ci sono dovunque. Scusi a Ballarò non sono attaccato sempre in mia assenza? Ma sta dicendo una cosa ridicola, Bertinotti. Sì, ma lei guardi che anche se lo dice 10 volte che è ridicola. E lei così dice una non cosa essano. Ridicola in toto. Siamo tutto sereni, andiamo avanti. Sono Ballarò è una trasmissione libera, l'Unità è libera, ognuno fa quello che vuole. Sì, e non attacca mai Berlusconi, benissimo. Chiunque venga attaccato in una trasmissione in cui non è presente ha la mia solidarietà. Allora dovrebbero chiudere tutte le trasmissioni perché lei dovrebbe dare a me la sua solidarietà per tutte le trasmissioni, per esempio, vicino, di Ballarò. Guardi Presidente, lei non manca. Presidente, lei non è assente dalle televisioni. Io mi sono creda, da 15 giorni. Ragazzi, allora vi economia. Dico, sono venuto. Io vorrei parlare nella fossa dei leoni di Ballarò, perché da 15 giorni il signor Prodi è scappato. Vorrei parlare di economia. Da lei e gli altri sono scappati. Allora io e per venire in televisione sono dovuto venire qui. Siamo sereni.
serenamente, allora, considerando che c'è anche l'onorevole economia. Allora, una domanda su domandi quante volte è andato in televisione Bertinotti negli ultimi 15 giorni. Senta, io non mi lamento. Scusate, no, presidente. Bene, no. Ma non mi lamento. Senta, qua non siamo imbalsamati come no, è riuscito a imbalsamarmi Prodi. Io ho il diritto di intervenire quando dicono delle frottole per dire che va sono bene. Frottole. Va bene. Oh. Allora, no, no. Onorevole, una domanda sola è doverosa. Lei dice che sono scappati Prodi e D'Alema, questa sera ci poteva essere D'Alema. D'Alema, infatti. Perché non? E allora io, per puntiglio, siccome l'ultima volta, quando io ho offerto di venire a Ballarò, D'Alema, che era presente, ha rifiutato che io venissi, gli ho restituito la cortesia. Ok, onorevole Bertinotti. Allora, poi prometto a chi ci ascolta, al Presidente, che non replicherò più su queste questioni. Dico soltanto, per fatto personale, che non ho detto frottole, ho solo espresso una solidarietà a un giornale, e che la presenza del Presidente del Consiglio alla televisione sia abbondante e evidente a tutti. Fine. L'economia. La questione del bilancio dello Stato è preoccupante, però francamente dipende dal contesto. Io sono anch'io preoccupato perché un aggravio come questo si renderà difficile all'inizio della prossima legislatura, però quello che a me impressiona è un altro, perché se i conti dello Stato andassero abbastanza male, ma la vita delle popolazioni andasse bene e l'economia andasse bene, la possibilità di recupero sarebbe molto ampia e quindi sì, ci sarebbe una difficoltà congiunturale, ma insomma niente di così scandaloso. In realtà è il bilancio sociale del paese che è drammatico. Faccio tre casi. Questa mattina ero davanti a Piazza del Montecitorio, mi vengono incontro quattro operai chimici sardi della Montedison del Nuorese e mi dicono, guardi, anche con una tensione, con una rabbia di cui cercavo di proteggermi, dicevano, però che capivo benissimo, sono 2 anni. Che noi abbiamo dismesso, cassa integrazione, mobilità, non abbiamo più un soldo, non sappiamo come vivere le nostre famiglie. Quello era un grande insediamento devastato, non abbiamo più nulla. 2 giorni fa ero in Sicilia, dopo un comizio viene al solito la discussione sui figli, i figli precari, i figli che devono. Questa signora viene e dice, io ho fatto tanti sacrifici, farei studiare i miei 2 figli, ho 2 figli laureati, uno lavora in un call center, e lavora 2 mesi e poi non troverà più il posto di lavoro, quell'altro mi ha comunicato che se ne va a cercare un posto in Alta Italia o ancora probabilmente in un altro paese. Ritorna l'emigrazione delle popolazioni peraltro scolarizzate. Vado in Calabria e c'è un'area industrializzata. L'area industrializzata è un deserto. Ci sono dei lavoratori in cassa integrazione, gli imprenditori hanno preso i soldi e se ne sono andati. La politica industriale andrebbe fatta, ma in un altro modo, solo che quella è stata una devastazione. Aggiungo che lì passa una strada alla 106, a proposito di grandi opere, deve quelli stringere. Che hanno promesso il ponte, c'ha una strada alla 106 con una sola corsia dove si crepa, e se uno prende la Salerno-Reggio Calabria, Reggio Calabria non ci arriva mai. Io farei una legge con un solo articolo. Chiunque voglia parlare del ponte sullo stretto, prima fa 1000 chilometri sulle ferrovie siciliane. Allora, riassumendo. Onorevole Rotondi, può lasciare un po' di tempo al Presidente per rispondere, lo ruba dal suo. Onorevole Rotondi mi dà la possibilità di rispondere subito, in modo che i telespettatori hanno in mente queste affermazioni e io do le risposte. Certo, io poi rispondo a Gnocchi che ha detto che il Caimano era contro di me e gli devo confermare la circostanza. Va bene, ottimamente. Allora, prima Presidente, cosa. Presidente, l'accusa sostanzialmente fossero sfasciati perché si è investito nel paese così tanto da far star bene le persone, poi dopo le ricette economiche si discutono. Però questa volta si è sfasciato il bilancio e il paese sta o male. O si sono determinate le condizioni per l'uscita dalla crisi. Prego, allora, Presidente. Punto primo, è una falsità che i bilanci siano sfasciati. Il nostro bilancio è stato approvato qualche giorno fa dalla più alta autorità della comunità europea, dell'Unione Europea, i nostri conti sono in ordine. 2, le cose non vanno male, come si dice, siamo usciti, il peggio alle spalle, abbiamo terminato il terzo trimestre del 2005 con lo 0,5 di crescita
esattamente in media con l'Europa, meglio di Francia, meglio di Germania, che stanno malissimo, perché la Germania ha 5 milioni di disoccupati e Parigi brucia. Ma leggiamo le agenzie. Scusi, adesso approfondiremo i dati. No, le agenzie, allora, leggiamo scusi, le agenzie. Ritorno, politica Guardate, sociale. Vi faccio intravedere il professor Politica Faini. Sociale, abbiamo, fatto, Faini, abbiamo fatto la politica sociale che non ha fatto la sinistra nei 5 anni di governo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato la spesa per la politica sociale del 5% all'anno, in totale abbiamo speso nei nostri 5 anni 170 mila miliardi di vecchie lire di più di quanto non ha speso la sinistra nei suoi anni di governo. La politica sociale migliore qual è? È creare condizioni di lavoro. Bene, con noi si sono creati 1.563 mila posti di lavoro che hanno portato, le frottole si possono dire senza numeri, la realtà deve essere corroborata dai numeri. Scusi, 22 milioni e 600 mila italiani sono Istat. Se mettiamo in discussione le cifre dell'Istat, allora non posso anche andarmene. 22 milioni e 600 mila posti di lavoro. Il record, mai in Italia ci sono stati così tanti italiani al lavoro. Secondo, precarietà. Ma lei che paese non è vero. Vede? Presidente, ma che paese vede? Non Scusate, è vero. Lasciate terminare. Il Presidente poi torna film, a parlare. Ma che film? Presidente, lei si proietta un film, non il paese. Scusi, voi siete sconnessi dalla realtà del paese. Voi, sì. Non io. No, voi siete sconnessi. Vedremo. A casa. Se può arrivare a conclusione. Allora, sereni. Non si può parlare di casi singoli, visto che siamo al minimo storico della disoccupazione. Evidentemente abbiamo fatto la migliore politica sociale, non abbiamo soltanto aumentato le pensioni, non abbiamo soltanto diminuito le tasse per l'80% dei contribuenti e 10 milioni non devono neppure fare la dichiarazione dell'imposta sul reddito. Ecco, nonostante tutto questo abbiamo anche salvato moltissime aziende, almeno un centinaio di quelle che hanno portato all'Italia i loro problemi. L'Italia è ancora lì e funziona. Se non ci peccato, fossero peccato, tutti gli scioperi che i sindacati della sinistra fanno nell'Italia, forse allora non davvero. E allora l'onorevole Rotondi probabilmente ha diritto di dire qualcosa. Ha diritto anch'io di rispondere puntualmente. La Salerno-Reggio Calabria era stata divisa in una settantina di mini lotti che erano stati affidati alle cooperative rosse, azioni, associazioni criminali. Ragazzi, le cooperative rosse ragazzi, si fanno il 7% del prodotto interno lordo, aprite gli occhi. Allora, scusa, la Reggio Calabria, impegno nostro a terminarla entro il 2009, sì. Impegni dei governi precedenti, nessuno, 2020, questi sono dati di fatto. Altra cosa, scusi, per quanto riguarda il precariato dei giovani che si dice non sanno, finalmente con la flessibilità i giovani possono trovare facilmente un'impresa che li assuma. Entro 18 mesi, non 4 anni come in Francia, della nostra trasmissione. Entro 18 mesi i giovani vedono per il 70% trasformare il loro contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato. Professor Riccardo Faini insegna politica economica all'Università Tor Vergata di Roma. Ha lavorato. Ha lavorato per la Banca Mondiale, è stato direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Siccome noi ci muoviamo sereni, punto per punto, ritorniamo al debito pubblico. Cosa è il debito pubblico, professore? Ogni anno lo Stato spende più di quanto non guadagni e, come succede in una famiglia, in un'impresa, quando le uscite sono più alte delle entrate bisogna indebitarsi. Ecco, questo debito cresce ogni anno in maniera significativa. Questo non sarebbe in realtà il problema se l'ammontare del debito non crescesse più rapidamente della ricchezza che viene prodotta ogni anno nel paese. E qui purtroppo per tanti anni, noi negli anni 80 abbiamo avuto una situazione in cui il debito cresceva più rapidamente della ricchezza prodotta. La situazione è esplosa nel 92. Eravamo ancora a rischio nel 95, ci fu una grave crisi valutaria a quell'epoca. Dal 94 in poi il rapporto fra debito e PIL ha cominciato a scendere ed è sceso lentamente dal 124% fino al 106%. Recentemente questo
Per la prima volta, quindi, dopo 10 anni, il rapporto debito-PIL ha ripreso a crescere, nel 2005. E ci sono motivi fondati, a mio parere, per temere che anche nel 2006 il rapporto debito-PIL possa crescere nuovamente. Il Presidente del Consiglio diceva che l'Europa ha detto che siamo a posto. Ma credo che quella che è arrivata dall'Europa non sia proprio una promozione, ma sia più che altro rimandare l'Italia a settembre. Se noi leggiamo la valutazione che l'Europa dà dei conti pubblici italiani, è una valutazione che nella sostanza, nella forma, è molto severa. Ho qua il testo, l'Europa, la Commissione e il Consiglio dei Ministri spiega con molta chiarezza che il saldo di bilancio potrebbe essere peggio di quello anticipato e che ci sono fortissime incertezze rispetto all'attuazione dei forti tagli di spesa che sono stati previsti nella finanziaria del 2006. Cosa costa avere i conti in disordine al cittadino? Beh, se noi per esempio avessimo dei conti in ordine, nel senso che il debito non cresce, nel senso in cui il debito riprende a diminuire, potremmo per esempio avere un tasso di interesse sul nostro debito in linea con quello della Spagna o in linea con quello della Germania. Oggi paghiamo 20 punti base in più, che due calcoli fatti in maniera abbastanza rapida ci costano 3 miliardi di euro in più all'anno. Il rischio è maggiore però, questo è stato un periodo in cui il Paese, l'Italia in particolare, ha tratto grande beneficio da tassi di interesse a livello mondiale che erano bassissimi. Il rischio è che i tassi di interesse a livello mondiale aumentino e che quando i tassi aumentano ancora di più quelli che colpiscono i Paesi con i conti meno in ordine. Quindi non mi preoccuperei soltanto di quanto costa il fatto di non avere i conti in ordine, credo sia molto più preoccupante il fatto di quanto potrebbe costare nel futuro. Professore, un'ultima domanda. Diceva l'onorevole Bonino, la Casa delle Libertà non ha privatizzato. Diceva il Presidente del Consiglio, la Casa delle Libertà ha privatizzato. Lei che parere ha? Dipende se vediamo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Possiamo ricordare che negli ultimi anni c'è stata una privatizzazione importante dell'Enel. C'è stato un paio di privatizzazioni finte, fondamentalmente sono state prese il 10% dell'Enel e il 10% dell'Eni e sono state vendute a un'altra società pubblica, la Cassa Depositi Prestiti, che era stata prudentemente collocata fuori dalla pubblica amministrazione e non si sono fatti progressi significativi su tutta un'altra serie di piccole privatizzazioni però significative. Rimane però il fatto che alcune privatizzazioni sono state indubbiamente fatte, quindi la valutazione a quel punto è forse politica. Cresciamo più o meno degli altri paesi? Noi avevamo molto da privatizzare e tra il 93, quando è iniziata la politica di privatizzazioni, e il 2000, all'inizio degli anni del 2000, abbiamo privatizzato qualcosa come 110-120 miliardi di euro. È un fatto che ha dato un forte contributo alla caduta del debito pubblico e sicuramente il programma di privatizzazione italiano in quegli anni è stato tra i più importanti a livello internazionale. A questo punto, come dicevo, le cose da privatizzare sono sicuramente minori. Si sarebbero potuti fare degli sforzi e penso alle Poste, allora, penso tocca all'onorevole Rotondi, quindi penso Bonino, alla Litalia, Berlusconi, Bertinotti, penso alla Fincantieri e a tante altre imprese. Allora, onorevole Rotondi, lei intanto un fatto cinematografico, guardi, la battuta di Gnocchi mi dà l'occasione di dire una cosa. Tutti dicono ma Moretti ce l'ha con Berlusconi, voglio rassicurare il Premier, è quella vecchia sinistra, il morettismo, che non ce l'ha mica con Berlusconi. È una vita che loro coltivano l'odio per l'avversario, che non è un concetto liberale. De Gasperi si beccava i chiodi sulle scarpe di Togliatti, altri tempi. Poi ho visto che qualche giorno fa la sinistra ha elogiato Fanfani. Bene, nessuno è stato oggetto dell'odio della sinistra italiana come Amintore Fanfani, che si beccò una commedia di Dario Fo. Il Fanfani rapito.
Oh, Fanfan la Tulipe, ve lo ricordate? Senta. Aldo Moro, oggi mito di una certa sinistra, non solo cattolica, ma lo sa che due anni prima del rapimento di Moro la sinistra inneggiava un film chiamato Todo Modo, in cui un Moro volontè veniva ucciso. E allora arrivo al Caimano e a Moretti, voi fate le barzellette, ma la verità è che c'è un'Italia che odia sistematicamente gli uomini che battono la sinistra. Questo è il dramma. Una domanda supplementare. Il nostro problema è, datemi una calmata, perché il nostro problema non è contraddire la Bonino, che peraltro è una nostra speranza, perché casomai dovessero vincere, c'è lì la Bonino che vuol privatizzare quello che Bertinotti vuol pubblicizzare. La nostra speranza è svegliare quella parte d'Italia che quella sinistra conosce bene e che non si è ancora convinta che rischia veramente allora, di vincere. Allora, onorevole, è un giustissimo, perché lei era in credito. Quindi rispondo a Gnocchi, tranquillo, no, perché il film contro di me, se la DC ripiglia la maggioranza relativa, lo fanno davvero, perché allora, è una vita che campano così. Quindi ora però, siccome la trasmissione intanto era andata avanti e si era infatti io mi ripiglio tutti i tempi, stia tranquillo. Era arrivata a toccare temi come il debito pubblico. Adesso però, siccome il suo tempo se l'era mangiato il presidente Berlusconi, torniamo all'onorevole Bonino. Certo, no, ma prima che ci torniamo, mi permetta, mi permetta di ricordare serenamente che quando governavano gli amici di Bertinotti, non della Bonino che in quegli anni era commissario europeo nominata da Berlusconi, quando governavano le sinistre, l'Italia cresceva dello 0,7 a fronte del 3,7 della crescita dell'area dell'euro. Questi sono i fatti. Il cosiddetto debito pubblico, frenato dai tassi convenienti, dal 99 galoppa fino al 3,2 con l'ultimo governo della sinistra, il famoso buco di cui parlava Tremonti. Beh, insomma, di che parliamo? Arrivava Berlusconi e con la bacchetta magica cambiava l'economia mondiale, rimetteva in piedi le torri gemelle. Ma a chi le volete raccontare queste favole? No, veramente... E voglio dirla tutta, prima che mangiate tutto il tempo. Le spiego, lei ha ceduto parte del suo collega tempo Rotondi, al presidente. Ma la DC è stata assente 12 anni. Solo la precedente. La DC è stata assente 12 anni. L'hanno deciso gli elettori, non lei. Berlusconi, prego. No, collega Rotondi, guardi, il problema è che le ha promesse Berlusconi tutte quelle cose. Quindi è andato lui a raccontarle al paese nel programma del 2001 quello che avrebbe fatto. Non è che l'ha promesso qualcun altro. E il risultato, per mille ragioni, sarà che la coalizione non è compatta, quello che lei vuole, però il risultato certamente è deludente. Presidente, lei, io non so in che paese vive, perché che vada tutto bene, a me non pare proprio. Veda, io penso davvero che, insomma, forse dal 9 aprile è meglio che... Cioè vorrei che lei si riposasse, così ci riposiamo anche noi, campiamo meglio e magari campano meglio anche i moltissimi italiani che davvero campano male. Guardi, io non penso diversamente da altri, né che lei sia Belzebù, né che... Io penso semplicemente che con le possibilità che lei aveva e il programma, il contratto con gli italiani che lei aveva fatto, provi a dire non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito per mille ragioni, però non può dire agli italiani che ci ascoltano va tutto bene, perché lei sa che non è così. Quando un paese ha crescita economica zero, che è un paese fermo, non c'è posto per nessun nuovo, non c'è posto per le donne, non c'è posto per i giovani, non c'è posto... Ma allora lei non può immaginare un paese che invece saranno gli amici di alcuni più effervescenti, ma le assicuro il paese in generale è fermo e lei lo sa. Quindi allora, il 27% di sommerso non esiste. No, quello già calcolato nell'Istat, lo chieda al suo amico Tremonti. Ora già... Giovanni, vorrei mettere anche Bertinotti. E poi replica tutti e due. No, voglio tornare sul nero, perché lei questa cosa l'ha già detta, pensa che sta parlando con un ignorante, siccome lei
per pressione di Pannella mi ha nominato commissario, ho fatto bene, ho studiato i consumatori, credo di aver fatto anche fare buona figura al paese. Il nero è già calcolato nell'Istat, lo chiede al suo amico Tremonte, lo ha calcolato dall'87 e veleggia tra il 16 e il 17%, ma è già calcolato, questo giusto per chiudere. E in ogni caso il 16 e il 17 quando la volevo domandare alla signora Bonino. Presidente, va di ascoltare anche Bertinotti e poi replica entrambi. No, davvero, no, non me la voglio cavare con una battuta, ma, e poi non voglio scomodare Dio, ma davvero Dio acceca chi vuol far perdere, perché voi con un'interpretazione così della società italiana non potete convincere perché non c'è la corrispondenza con il reale. E avete già fatto questo errore sui prezzi quando per un lunghissimo periodo avete negato l'aumento dei prezzi. E la gente invece viveva quotidianamente una escalation drammatica, perché per un lunghissimo periodo è stato come se pagasse in euro e fosse retribuita in lire, e così il potere d'acquisto scemava drasticamente per molti ceti. L'avete negato. Poi adesso negate la precarietà. La precarietà ha invaso le nostre società, ha invaso le nostre società. È partita dall'occupazione giovanile. Nel Mezzogiorno d'Italia lei parla di occupazione, ma guardi che drammatica la disoccupazione. Ci sono regioni con un tasso di disoccupazione che è rimasto inchiodato al 20-25%, con un giovane disoccupato su due. È una prospettiva tragica da cui si esce soltanto con il lavoro precario. Il lavoro precario, e lo vede la Francia, ha una reazione di massa per una legge come quella del Velpin, che sostanzialmente ha la stessa ispirazione della legge 30, è l'idea che un giovane o mangia questa scusa, o mangia, però, o non è vero, sì. Beh, poi se vuoi fare una discussione la facciamo, però non è vero, che così, non è vero. Io ho molte critiche su quella, ma a me interessa discutere la precarietà anche qua. Non fare anche tu come loro, che dobbiamo sempre indagare quelli precedenti. Quelli precedenti possono aver fatto male, ma il bilancio di questi 5 anni, la gente va a votare su questi 5 anni e si chiede, dopo 5 anni di una maggioranza assoluta, forte, stiamo meglio o peggio di come stavamo 5 anni? Vi prego di credere che la risposta generale del paese è stiamo peggio, è generale. Concludendo così, replica, e insieme a questa condizione di precarietà c'è il fatto, se lei vuol fare i numeri, che anche sull'occupazione, guardi che la discussione tra l'Istat e gli altri istituti di ricerca è se è aumentata dello 0,7 o se è diminuita di 90.000. Siamo cioè col più basso tasso di attività d'Europa in questo paese, il più basso tasso di attività d'Europa. Allora, la replica del Presidente, il fatto che metta nel conto delle cose importanti come avere riportato nel censimento immigrati che già lavoravano, ma questa discussione non, guardi, io la metto da parte, perché la vera discussione è alla fine di un ciclo di politica economica in cui voi avete puntato sulla riduzione del costo del lavoro e l'innalzamento della flessibilità, noi abbiamo avuto un peggioramento delle prospettive, in particolare delle nuove generazioni, e un'economia bloccata perché la competitività indiana e cinese ci ha messo sotto. È il fallimento della vostra politica. La replica del Presidente. Devo dire che scrive sempre Newsweek di oggi: prendete la crescita zero dell'Italia e paragonatela al resto d'Europa. Spagna 3,4, Regno Unito 1,8, Francia 1,4. Soltanto in base agli standard italiani questa performance non può essere definita diversamente da anemica. Ho ricordato prima l'eredità che abbiamo ricevuto. Scusate, ragazzi, noi avete tutti sulle vostre spalle 40 milioni di debiti in vecchie lire ciascuno. Ce li avevano e costa quando... allo Stato 2 Presidente. Milioni e mezzo, quindi lo Stato spende per ciascuno di voi 2 milioni e mezzo all'anno, Presidente, che gli altri Stati non hanno e che possono investire. No, non può, perché sto parlando con loro. No, quando quindi non si intrometta. No, non volevo disturbare. Ma se posso, ce l'avevano questo debito anche quando lei firmava il contratto in Italia. Ce l'avevano, infatti non è questa cosa delle liberalizzazioni, lo dico per la signora Bonino, non era un impegno del nostro governo. I 5 punti che sono stati l'impegno assunto nei confronti degli italiani non comprendevano questo punto. Ahimè. Ma voglio dire, ahimè, la disoccupazione è passata 4%, siamo al 7%. Scusi, siamo al record storico. Ci sono 1.700.000 disoccupati, di cui il 60% lavora per fortuna in nero. Male, ma per fortuna per loro.
cerchiamo di farli diventare lavoratori regolari, che abbiano l'assistenza nella malattia, le ferie, la maternità, cosa che voi non avete fatto, per esempio, con tutti i co-co-co, con tutto il lavoro precario che ci avete fatto ereditare. Noi abbiamo ereditato nella scuola 300.000 precari, ne abbiamo assunti 130.000 fino all'anno scorso, ne stiamo assumendo altri 30.000, abbiamo assunto altri 70.000 professori nuovi di zecca. La disoccupazione al sud l'abbiamo trovata al 24%, l'abbiamo ridotta al 14%. Il signor Prodi bisogna ringraziare se i prezzi sono aumentati, perché lui che ha svenduto la lira facendo un cambio di 1.500 lire contro un euro, invece del cambio che ha fatto ormai. E vabbè, certo, io voglio soltanto chiedere ai giovani, no, se ricordate qualunque altro governo, ma lei pensa di convincere che abbia fatto uno solo di più per voi rispetto a noi? Vi abbiamo tolto la leva, non convince militare, neanche quelli che gli applaudono. Abbiamo cambiato la scuola, abbiamo cambiato l'università, abbiamo rifatto le pensioni e le avete sicure, abbiamo fatto lo sconto sui computer, abbiamo in programma di farvi pagare solo il 5% sugli utili se aprirete una nuova azienda, e vi abbiamo dato 200.000 posti di lavoro in più. E infatti, che cosa ricordate fantastico dei precedenti governi della sinistra? Paese di più, qual presidente è la politica sociale che hanno fatto i governi della sinistra nei 5 anni così, precedenti? Questi pazzi italiani, abbiamo superato il lavoratore dell'industria, il lavoratore del pubblico impiego, gli insegnanti, i professori, i magistrati, hanno scioperato tutti quanto questa politica. Tenetevi tutto, perché noi facciamo dopo la degli scioperi, sono stati scioperi politici, non legali. Visto che ora parleremo di tasse, intanto vi presento il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario all'Università Tor Vergata di Roma. Buonasera, professore. Buonasera. Poi diamo la parola all'onorevole Bertinotti, perché toccava a lui. Lei dice è stata una strategia che si è scontrata con la realtà, quella della Casa delle Libertà. Aveva puntato sul rilancio dell'economia, puntando su due o tre punti chiave, uno dei quali era la riduzione delle tasse, senza dubbio. Perché non ha funzionato, secondo lei? Intanto perché non ha funzionato appunto questa manovra generale, perché la competizione cercata sulla riduzione del costo del lavoro e l'alta flessibilità ha incontrato competitori troppo più forti su questo terreno, non poteva che naufragare. Così alla opposizione iniziale dei lavoratori ha sommato anche una disaffezione degli imprenditori, perché era un'economia bloccata. Ma la questione fiscale è dotata in Italia di una sua grande autonomia, perché noi non siamo in un paese ordinato fiscalmente, in cui è possibile parlare per esempio della media. In un paese ordinato fiscalmente si dice una politica aumenta o riduce le tasse, come del resto il governo Berlusconi aveva annunciato in riduzione. Adesso lasciamo stare che la riduzione sia pressoché trascurabile, non conta nulla, perché è la media che è una falsificazione della realtà. Questo non è un paese ordinato fiscalmente. Questo è un paese che attraverso il fisco perpetua una sistematica distribuzione delle risorse a danno dei lavoratori e a favore della rendita. Questo fisco lavora come Robin Hood alla rovescia. Toglie in basso e dà in alto sistematicamente. Ora, noi abbiamo un'evasione fiscale che è incomparabile con i paesi europei. Non è che c'hai qualche punto in più, è tre volte tanto. Si calcola che l'ammontare dell'evasione fiscale sia 100 miliardi di euro all'anno. L'evasione contributiva 25-26 miliardi di euro. Questa evasione fiscale è stata coltivata, e nell'evasione fiscale è cresciuta una classe di redditieri che, mentre il paese si impoveriva generalmente per la riduzione del potere d'acquisto, per il blocco dei contratti, per l'aumento dei prezzi, ha invece realizzato ricchezze gigantesche, il più delle volte esentasse, o per evasione o per elusione. Come si vede in tutto il rapporto delle plusvalenze. Cos'è l'elusione? L'elusione è quando tu puoi aggirare il prelievo fiscale attraverso le dichiarazioni, cioè non è un'evasione, ma c'hai delle norme che ti consentono interpretativamente di evadere. Ti inventi qualcosa e la fai franca. Ora, noi abbiamo, per dare l'idea di queste grandezze in termini fisici, così uno non tiene in mente i numeri, i rentier
i redditieri che sono cresciuti in questa politica nell'estate scorsa si sono permessi di pensare, lo dico non per scandalizzare, per avere l'idea della grandezza, di comprarsi insieme la Fiat, la Telecom, il Corriere della Sera e la Stampa. Tanto erano le ricchezze accumulate in questa operazione. I furbetti del quartiere. E accumulate, insisto, esentasse. Inoltre, a questa gigantesca operazione alimentata, perché hai cancellato il reato di falso in bilancio, hai ridotto il periodo di prescrizione di reati come la manipolazione delle fatture, per cui dopo un certo periodo, una volta erano 10 anni, adesso sono 4, cade in prescrizione. Hai fatto i condoni, come a dire, tu hai pagato le tasse quest'anno bene, dimenticatelo, la prossima volta anche tu evadi, perché tanto ci sarà un condono anche per te. Quindi è stata sistematicamente protetta l'evasione. Contemporaneamente, ho finito, c'è questa discussione di questi giorni è scandalosa. Ma di cosa stiamo parlando? Qualcuno che dice, ma il possessore di bot, a parte che si può salvaguardare totalmente il piccolo risparmio. In Italia il 10% delle famiglie possiede il 40% delle ricchezze più alte e il 10% delle famiglie più basse possiede l'1,2% delle ricchezze. È una redistribuzione clamorosa. Ho finito, io sono retribuito. Speso medio e diamo a tutti gli altri. Questo che volete fare con la vostra tassazione, Presidente, senta me, io sono un lavoratore, io sono un lavoratore dipendente, pago. Sulla mia retribuzione, faccio il conto che so io, un insegnante o un metalmeccanico, da 1.200 euro mensile a 1.900 euro mensile, pago tra il 25 e il 35% di imposta, va bene? Io figura lavoratore. Io, solo dirigente, grande dirigente d'azienda, prendo le stock option invece di 1.100.000 euro e pago il 12,5%. Ha capito qual è il problema? Allora, tocca a Rotondi, poi a Bonino, poi a Berlusconi. Ma sai, io sono sconvolto, ognuno ha le sue paure. Bertinotti ha paura dei furbetti del quartierino, ma io ho molta più paura di quello che è successo dopo la congiura che vi è stata contro Fazio e contro quelli che lui chiama i furbetti che volevano comprare il Corriere della Sera. La verità è che le banche straniere mettono le zampe sull'economia italiana e sulle banche italiane con grande consenso del gruppo di potere. Vi siete chiesti, lo dico a chi ci ascolta, come mai il signor Prodi guidi una coalizione che non è la sua, stia con partiti che non sono i suoi e da dove venga tutto il potere di acquisto che lui ha sulla sinistra italiana? Certo, ma come ve lo siete trovato tra i piedi? Io ho fatto il competitore. Strano Bertinotti che non si chiede come mai alle primarie ve l'hanno proposto e come mai 10 anni fa gli fu dato incarico di spaccare l'ultimo partito democristiano, perché la verità è che Prodi è l'espressione di quella parte dell'economia italiana che ha le zampe sui giornali, sul salotto buono, che vive di banche, Fazio, ha bisogno delle banche, Fazio, e non gliene frega nulla se per avere le banche deve dare pezzi di sistema bancario e di motore di sviluppo dell'Italia alle banche straniere ed europee, come non gliene è fregato nulla di scambiare l'euro in modo da rendere forti, più forti e debole l'economia italiana. Scusate, perché Bertinotti, scusate, quando eravamo ragazzi e andavamo all'estero, onorevole, si diceva a Parigi costa tutto il doppio. Il miracolo di Prodi è che ci ha fatto stare a Parigi in Italia, perché costò tutto il doppio. Allora, ma perché ha scambiato lui l'euro? Perché è l'uomo che risponde a gruppi di pressione economico internazionale. Vorrebbe ritornare alla lira? Ma no. Non si deve tornare alla lira, adesso bisogna mettere rimedio a quello che il signor Prodi ha fatto alcuni anni fa. Onorevole Bonino, e poi chiederemo a Silvio Berlusconi se poi le dico anche come, perché la Democrazia Cristiana c'ha anche qualche rimedio, sa? Onorevole Bonino. Il problema di, come dire, magari tassare le plusvalenze dei ricucci vari a me non pare affatto uno scandalo, anzi ben venga, non capisco perché, non... anzi grande difensore di Fazio mi pare che stanno semmai più da quelle parti. La legge sul risparmio, sempre questo governo l'ha meglio tardato... Fazio di Prodi, signora.
Ma ognuno ha i suoi gusti. Io penso che è meglio per il Paese che questa maggioranza, come ho detto, si riposi, perché, lo ripeto, se il Paese intanto è fermo... guardi. Ma, Presidente... Onorevole Rotondi, la prego, lei però. È il capo di questa maggioranza ha dato Presidente. Buoni tonici anche a lei, quindi, insomma, magari sarebbe anche meritato. Non ho capito, adesso lasci nelle terminare. Maggioranze e nei tonici. Veramente sa, siccome voi radicali dicevate che i saltimbanchi eravamo noi democristiani, no, la no, democrazia no, cristiana sta ferma dove è. Voi di giravolte ne avete fatte mica poche. No, guardi, ferma Rotondi, dov'era, ferma dov'era. Ferma dov'era, ferma dov'era. È rimasta ferma dove vi ha sempre battuto. La PC ha battuto il comunismo. Ma guardi, e la democrazia cristiana aiuterà sta diventando un cinegiornale. Guardi che lei, attenti, ragazzi, guardi che lei i voti di Moro e Fanfani non li prende. Lei i voti di Moro e Fanfani guardi, non li prende. E Fanfani, no, giusto che avete d'accordo. Li avete Moro e Fanfani li avete insultati sulle piazze voi quando erano vivi, no, erano io vi prego, amici. Vi chiedo veramente voi, un favore. Gli avversari no. Li apprezzate solo da morti. È una trasmissione di attualità. Tra 35 anni ricorderete Berlusconi. Va bene, stiamo tranquilli. No, no, Rotondi, no, siamo sempre la mamma. No, onorevole Bertinotti, la prego, stiamo parlando di come deve cambiare il fisco da qua al 10 aprile, da qua al 3 al 10 aprile. Non preoccupo, come quello glielo auguriamo tutti. Da qua al 10 aprile siamo parlare di Moro e Fanfani, io posso pure aprire ogni tanto una parentesi sull'onorevole Rotondi che lo fa, poi però ritorniamo a parlare di BOP e CCT, perché sennò diventa un cinegiornale. L'idea di arrivare ad esempio a mettere un po' d'ordine all'aliquota unica credo sia d'accordo molti esponenti del centrodestra, ma non si è fatto. Io penso che sia arrivare al 20% si può fare senza questo divario tra il 12,5 che è un po' scandaloso francamente e il 27%. Tassare le plusvalenze, dico il nome di Ricucci, ma potrei farne altre, non mi pare scandaloso, no, Presidente? Cioè i guadagni che tassare si fanno facendo affari. Grandi eredità miliardarie, io penso che non farebbe male, forse magari interrompe un dato di familismo anche nelle imprese del nostro paese, che credo aiuti. Non credo siano queste cose, come dire, che lei pensa siano più tasse per tutti. La verità è che il meno tasse per tutti non è stato realizzato. Come no? Questo è... Ma come no? No, non è stato realizzato, no? Per favore. Adesso allora, può senta, replicare, io... tanto va avanti scusa, l'onorevole Bonino, prego. Io penso che un dibattito in cui continua a dare i numeri senza guardare i dati non ci porta da nessuna parte. Allora, e penso che il paese stia male non è che lo dicono i comunisti, lo dicono dei liberali, dall'Economist a Newsweek, le piace il Financial Times, preferisce l'Herald Tribune. Amici dell'Italia. Non è un problema di amici dell'Italia, perché il problema no, è degli amici del progresso degli italiani e delle italiane. Allora, veda, quando addirittura sento dire che dovremmo tenere il monopolio delle nostre banche, e qualunque consumatore sa cosa vuol dire in termini di disservizi e di costi avere un conto bancario, se non si chiama ovviamente Fiorani, qualcun altro, avere un conto bancario in una banca italiana. Ma Presidente, se non apriamo neanche, liberalizziamo i mercati finanziari, io penso che questo paese non si riprende, perché liberare energie, liberare anche il mercato finanziario, è chiaro che lei ovviamente è insieme ad altri, e me ne dispiace, ha preferito affossare la direttiva sui servizi Bolkestein. Ma me lo posso aspettare, che ne so, dai comunisti forse, da lei beh, non dai me lo sindacati potevo aspettare. Non ho messo dai sindacati, scusate, perché io credo che se non liberiamo energie, se non apriamo quello che continuiamo a proteggere, l'Italia perché è italiana, veda, io sono italianissima di passaporto, però Ryanair, 80 euro, Roma, Ciampino, Baden-Baden, è molto meglio di finanziare l'Alitalia con ciò che ha avuto l'anno scorso 167 miliardi di perdite pagati da signora, tutti noi. Rispetti ai lavoratori dell'Alitalia che lei hanno ha garantito detto, voli sicuri per in questo decenni. Comunque no, siete guardi, su due posizioni sicuri, completamente opposte, sì, no? Vorrei solo far notare che sì. L'onorevole Bertinotti vuole statalizzare l'Alitalia e lei invece vuole liberalizzare ma la maniera voglio difendere, no, sì, no, solo no. Precisare, voglio difendere un campione nazionale, sì. Ma io questo è vero, ma sei letteralmente in perdita. Io penso che Air France abbia dato una dimostrazione di come un campione nazionale può crescere e far crescere il paese. Però e io posso con che questioni farlo, diverse, posso dire, questo è uno dei 100 punti su cui all'interno della vostra coalizione c'è un totale io ho sentito quello, ma veda, tra gli altri regali avvelenati
Lei che si era presentato per il maggioritario secco, lo disse a un nostro congresso, sono per il sistema americano, me lo ricordo bene, quali speranze creò. Io sono assolutamente convinto. Ci lascia adesso un paese con una nuova riforma elettorale, con una nuova riforma elettorale che incentiva i partiti. Il maggioritario ognuno sta dove era, lei fa tre salti e parla ancora di maggioritario. Onorevole Rotondi, ce le lascia a 40. Abbiamo un turno tutti. E ci lascia anche una riforma elettorale in cui non ci stanno manco le preferenze, cioè la persona, chi sarà eletto, viene deciso dalle segreterie dei partiti. Lei ci lancia la peggio legge elettorale proporzionale che esista e in più lascia ovviamente una situazione che renderà governare più difficile. Questa legge al Senato chiede di incentivare le liste di tutti i tipi per fare più voti. Un suo brillante, si fa per dire, ministro, onorevole, l'ha definita, beh, un nome che appunto io sono una signora, vorrei non ripetere. Però, veda, Presidente, dal punto di vista istituzionale, delle riforme economiche, delle liberalizzazioni, non ci siamo, il Paese sta male, obiettivamente, almeno quello che frequento io, i salotti che frequenta lei evidentemente no. Non frequento faccia il favore, faccia il favore, almeno di ammetterlo e di dire, guardate, d'ora in poi, però... Certo, fidarsi mi sembra ormai molto difficile. Allora, Presidente Berlusconi, lei giustamente ha sottolineato alcune divergenze tra i nostri due ospiti del centro-sinistra. Bisogna dire che il ministro Alemanno ha portato una proposta per innalzare la tassazione e le rendite finanziarie al 23%, mentre loro vorrebbero il 20%. Fini, il 16 marzo, ha detto... Credo che Alemanno sul 23, va bene. Credo che tranne botte e CCT, ovviamente l'idea di uniformare la tassazione italiana a livello europeo sulle rendite finanziarie non sia un'ipotesi peregrina. L'UDC con Tabacci lo stesso giorno sostiene che l'Italia avrebbe bisogno di rendite finanziarie armonizzate. Perché secondo lei non si possono tassare le rendite finanziarie? Perché altrimenti i capitali fuggirebbero all'estero. Già lo stanno facendo perché c'è il pericolo di una possibile maggioranza della sinistra. No, le banche. Prima. E allora, se voi quanto continuate pericolo, a negare la realtà, le banche del Canton Ticino avevano licenziato 3.000 persone e stanno riassumendo in questi ultimi mesi. Allora, le cose sono tantissime. Intanto, voglio dire alla signora Bonino che per quanto riguarda la coerenza. L'apposizionamento suo dentro lo schieramento della sinistra è la cosa più incoerente che esista. E vorrei avvisare gli elettori radicali che non pensino che votando la signora Bonino e Pannella fanno un piacere alla signora Bonino e Pannella, perché daranno, se questi voti dei radicali andranno ad aumentare i voti di tutto il centro-sinistra, come è nell'ordine delle cose di questa legge, ci saranno 63 deputati in più che saranno dati per colpa della lista radicale alla estrema sinistra. E la signora Bonino, che è liberissima di cambiare opinione, è una prerogativa di tutte le persone intelligenti, che aveva una lealtà, l'ha detto a me che la cosa in politica, e ha ragione, la cosa in politica più preziosa è la lealtà. Lealissima al signor Pannella, che invece all'inizio del 2005, in una dichiarazione esplicita al Corriere della Sera, disse: se vince la sinistra io espatrio, lascio adesso questo paese. Adesso vogliamo che espatri lei, pensi. No, esatto, vede benissimo. Come avete cambiato idea. No, quindi no, è un cambiamento politica, di 180 gradi. Presidente, ora io non so come possiate essere d'accordo con loro. Pannella, cosa ha fatto lei? Lasciamo perdere. Aver cambiato così significa veramente negare le proprie radici, no, lei, tutte le cose, uno, no? Perché su tutto c'è. Liberale, se io volessi andare a citare i vari argomenti, io posso dire sulla politica estera i radicali sono esattamente al contrario di quello che è la posizione di Rifondazione Comunista. Se a fiducia ora parleremo della politica. Sulla politica economica. La sua è quella di Calderoli. Presidente, la sua politica estera è quella di Calderoli. Mi faccia sapere. Ma non c'entra con il Calderoli. Il suo modo di trattare con i paesi altri, scusi, è quello di Giovanardi. Ma cosa c'entra Calderoli? O il suo che bolle i bambini cinesi con reazioni dell'ambasciata cinese oggi. Ma mi faccia il piacere. Ma impari un po' come ci si comporta al mondo. Ma faccia il piacere. Il paradosso. Noi abbiamo... Allora, ci stanno aspetti da stadio, c'è chi batte piedi su. Scusi, il paradosso che la Bonino difenda gli ecidi
di massa dei cinesi di 50 anni fa. 50 anni fa. Va bene, allora questo è un fatto storico. Presidente, intendo non smettere su questo, perché lei non mi può fare dire. Scusi, lei nega. Emma Bonino, lei nega. Allora scusate. A meno che lei dopo non mi dà la parola, perché il presidente, io le do volentieri la parola, che non ama le donne e tantomeno in politica se hanno un po' di carattere, lei ebbe a definirmi in un momento di rara eleganza la protesi di pannella, quello se lo ingoierà, l'assicuro. Beh, mi sembra che sia, per favore, mi dà la possibilità su questa cosa cinese di reagire. Allora, con estrema serenità, adesso diciamo, io chiedo che scusa, il presidente Berlusconi, ma qualche volta prosegue. La cultura, qualche volta la cultura, scusate, aiuterebbe. Scusate, protesi significa da protitemi, al posto di, le ho fatto un come complimento. Come categoria è affredita. No, esatto. È come categoria femminile. Ma lei sa il greco. Ma le tasse, ma le tasse. Allora la categoria, scusate un attimo, dobbiamo recuperare. Allora, giustamente l'onorevole Bonino, che alla battaglia per i diritti civili in Cina ha dedicato gran parte della sua attività politica, perché io ho ricordato una verità storica. Un altro punto da dire in un comizio di due ore. Scusate, come quella comunista, scusate, come quella appena si prova a parlare di tasse, e lei si fa scandalo. Appena si prova a parlare di tasse, si arriva a parlare di Cina, allora attenzione, perché io, prima di ridare la parola al presidente Berlusconi, che deve concludere, comunista. Faccio raffreddare un attimo gli animi parlando con il professor Raffaello Lupi. Buonasera. Torniamo su di lei, professor Lupi. Il signor Bertinotti, come viene finanziato il debito pubblico, e scende l'audio in sala. Siamo tranquilli. Che succede? Professor Lupi. Professor Lupi. Allora, c'è un problema. Il fatto interessante, no, glielo insegno, era quello che sta succedendo tra la signora Bonino e il signor Bertino. Glielo spiega, Emma. Professor Lupi, allora una nota personale. So che è una ragione che è già stata usata in altri tempi, però siccome io ho veramente una forte lombosciatalgia, adesso devo tranquillizzare gli animi qua in studio. Chiederei solamente al professor Lupi cosa sono le rendite finanziarie e come si finanzia il debito pubblico, poi l'onorevole Bonino, che ora riaccompagno, avrà tutti i modi per replicare al presidente Berlusconi. Promesso? Promessissimo. Allora, professor Lupi, come si finanzia quell'enorme debito pubblico che avevamo visto in precedenza? Guardi, per quello che non è finanziato dalle tasse, tutti sanno che si emettono dei titoli di Stato, BOT, CCT. Mi sembra un errore pensare che le rendite finanziarie siano solo gli interessi pagati su BOT e CCT. Dentro le rendite finanziarie c'è di tutto, ci sono i guadagni di capitale che fa il piccolo risparmiatore che gioca in borsa, si chiede oggi cosa hanno fatto le Enel, domani cosa faranno le Telecom, ci sono i depositi a risparmio, ci sono i depositi e i conti correnti, ci sono i fondi di investimento, c'è la previdenza complementare, è un arcipelago che fino al 1998 era assolutamente un far west, fu regolamentato con un'imposta sostitutiva nei termini che conosciamo, più che sono stati detti, e che in effetti ha questa sperequazione fra un 12,50% che è, diciamo, sugli investimenti, mentre il 27% è, diciamo, sui soldi sotto al materasso del terzo millennio, cioè su delle risorse immediatamente disponibili che sono a vista presso le banche, si possono prelevare quanto
si crede meglio. Cosa succede se interveniamo con la tassazione su queste rendite? Ma in termini di debito pubblico probabilmente nulla, nel senso che la gran parte del debito pubblico è in mano a investitori stranieri e a società di capitali che sono fuori da questo criterio di tassazione, quindi non è esatto. Come sono dire fuori? Allora, prego, continui per la sua strada, 50, che poi avrà modo. Le famiglie hanno il 16% circa. Guardi, quindi, abbiamo un cartello, la Banca d'Italia ci dice dove vanno i soldi delle famiglie. Allora, li lasciano in banca, punto e basta, 64% delle famiglie. Depositi, cioè il deposito e il conto corrente, e titoli di Stato 4,5%, depositi e altri titoli 14%, nessuna attività 13%. In pratica, professor Lupi, se salissero queste tasse, quanto innanzitutto cosa colpiscono? Gli interessi del deposito e quanto tireremmo fuori ognuno di noi che ha i soldi in botta? Ma guardi che già oggi si possono comprare titoli americani, inglesi, turchi attraverso qualsiasi banca, quindi l'investitore italiano già oggi si fa i conti e non è che necessariamente compra botte CCT. Sicuramente il prelievo sui conti correnti e di depositi riguarda il 60% delle famiglie, però quanto si prende su un conto corrente? Se va bene lo 0,80% l'anno, quindi probabilmente abbassare l'aliquota dal 27 al 20 avvantaggerebbe molti, ma veramente per pochi spiccioli. Fuggono i capitali? Non si può dire, perché non si vede dalle statistiche. Se uno investe in un fondo di investimento che opera sulla borsa giapponese, quello nelle statistiche sembra un investimento all'estero. Siccome le statistiche non riescono a individuare chi clandestinamente porta delle risorse all'estero, veramente non si può dire. Professore, è aumentata l'evasione durante il governo di Silvio Berlusconi? Direi che i condoni non hanno agevolato la cosa. C'è un forte partito di lavoratori autonomi che votano, sono circa 6,5 milioni, che sicuramente sono stati blanditi, diciamo. Sono scese le tasse? Beh, lì bisognerebbe fare i conti, le detrazioni, le deduzioni, le aliquote, i carichi di famiglia. Un po' sì, è fuori discussione che qualche spicciolo, andando a fare i conti sulla maggioranza, era Silvio stato Berlusconi inserito. Prego. Allora, qualche spicciolo significa che 10 milioni di italiani che prima pagavano la tassa sul reddito personale non la pagano più. Qualche spicciolo, sino a 7.800 euro non c'è da pagare nessuna tassa che prima invece si pagava. Sì, com'era prima? Secondo, i condoni sono stati fatti, scusi, se fino i condoni sono stati fatti per portare a casa soldi da chi non aveva pagato le tasse e per utilizzare questi soldi in molte direzioni assolutamente positive. Non sono quella cosa così negativa che si dice, visto che l'Unità, l'Unipol e anche il signor Prodi con una sua società dove è presente, sono presenti dei suoi familiari, ha utilizzato questi condoni. Ha utilizzato i condoni in una sua società con dei suoi familiari che sono nelle cose. Bene, credo che ne abbia diverse. Il risparmio. Basta non fare le leggi sui condoni, così poi non le utilizza. Esatto. Il risparmio, chi ha 100 milioni in coso, il risparmio che avrebbe sono di 5 cappuccini all'anno. Quindi in effetti non c'è nulla che possa migliorare per gli italiani, che tuttavia, dato che si sono impoveriti in questi 5 anni, hanno aumentato, guarda caso, in questi 5 anni del 35% i loro depositi in banca. Dato che si sono così impauriti, l'80% delle famiglie italiane che ha la fortuna di possedere la propria abitazione ha un'abitazione che adesso vale dal 25% al 50% in più. Tanto è vero che il signor Prodi, proprio davanti alla televisione, davanti agli industriali, ha detto che vuole aumentare gli estimi catastali. Che cosa significa? Che un appartamento
Abbassare l'ICI intanto dipende dai comuni. Beh, no, e ciascun comune si regola come crede. Secondo, io non ho mai visto dalla sinistra abbassare niente, perché la sinistra, per la sua concezione dello Stato, che si ricava dalla lettura delle 281 pagine del governo, in cui vuole aumentare la burocrazia statale con 45 nuove entità di controllo dell'economia e di controllo della vita sociale, non potrà che avere uno Stato che costa di più. Posso fare una quindi domanda, Presidente? No, mi lascia finire. E quindi è chiaro che con più Stato, più leggi che fanno un vincolo per la vita e per l'operare dei cittadini anche nell'economia, non si può che aumentare la pressione fiscale. Posso? Che in effetti no, sulla sinistra era al 45% e che noi abbiamo portato al 40%. Quindi dico che se il professore conosce i dati di bilancio come li conosco io, vedrà che per qua sì, perché io ho lavorato dalle 7:30 di mattina alle 2:30 di notte per quasi... Scusate, 5 anni. Chi lo può smentire? Chi lo può smentire? Stiamo cercando di capire se ha lavorato bene o male. Presidente, ecco. Berlusconi. E allora, scusi, la realtà è che il fisco incassa di meno rispetto a quando stava prima, perché siamo riusciti a far funzionare meglio lo Stato, stiamo facendo tutta una serie di risparmi, per esempio sulla pubblica amministrazione dello Stato, abbiamo introdotto una norma che non è ancora rispettata nella totalità, per cui ogni ufficio dello Stato può aumentare solo del 2% le sue spese rispetto all'anno precedente, e per cui quando ci sono 5 persone che vanno in pensione se ne può assumere una sola. Domanda, col che, anche se in questo modo Bertinotti dirà che distruggo posti di lavoro, ma sono cittadini che gravano sulle spalle di tutti gli allora, altri concittadini. Passare la parola, quindi stiamo però cercando di far funzionare meglio lo Stato riducendo il costo. Esattamente il contrario di quello che vuol fare la sinistra, che per questo è obbligata ad abbassare le tasse. Allora, una domanda che a questo punto implicherebbe una risposta molto breve, molto secca, se può. Un paese che lascia i soldi in banca e li investe nella casa, è un paese che ha paura. Ha paura di chi lo governa o di chi sta all'opposizione? Ha paura di chi pensa potrebbe anche andare a governarlo. Onorevole Bertinotti. È un paese in cui una parte dei cittadini teme che l'altra parte vada al governo, non è una piena e compiuta democrazia. Ma lo teme dal 2001? In America, no, lo teme dai sondaggi da di ora. Ha vinto lei, dai sondaggi, l'ha temuto, paura della sono 60 allora, anni che la maggioranza degli italiani non vuole e non si fida dei comunisti al governo. Onorevole Bertinotti. Risultati delle elezioni. Allora abbiamo Bertinotti e poi la pubblicità. Devo dire, confesso, nel 96, no? La gente confesso, vota a seconda anche delle politiche fatte, confesso, non è che nel 96 avesse onorevole chissà Bonino, quale paura, tocca all'onorevole Bertinotti. Nel 2001 avesse chissà quale prego paura. Onorevole Bertinotti, poi la pubblicità e poi ripartiamo proprio da questo punto anche la io devo dire, insomma, poi sono un animale che partecipa a molti dibattiti, insomma. Beh, confesso un disagio molto forte. E io non sono perché abituato, non mi fanno mai partecipare, quindi le chiedo scusa. Lasciamo parlare l'onorevole Bertinotti, vi prego, non è modo interrompere con continue battute gli interventi degli altri. Confesso un disagio molto forte, perché così davvero non si può discutere. Penso che chiunque lo veda, devo dire, non per piaggeria, nel modo più incolpevole per il conduttore, ma così non si può. Questo è un modo di discussione che impedisce un confronto sui temi che riguardano il Paese e viene invece sostituito con una invettive, aggressività. Adesso ritorna questa storia dei comunisti, una volta ritorna in Cina, una volta ritorna in Italia. Francamente, così la discussione è come se... 100 milioni di morti, esattamente, mettiamoli da parte, sì, no? La storia non esiste. È come se io, al Presidente del Consiglio, per ragioni di replica che non mi fa di fare, ma solo per esemplificare come non si fa, gli dicessi, guardi, ma lei che ama così tanto gli Stati Uniti d'America, ma perché la ama quando fa la guerra e non quando fa pagare le tasse? Ma perché? Non l'ho capita. Perché la tassazione sulle rendite Visto che lì le rendite entrano direttamente nella formulazione progressiva delle tasse, quindi non al 12, al 35 verrebbero mentre fatte pagare sono il 43. Negli Stati Uniti d'America, ma non fa niente. Non è questa la risposta. La risposta è che noi siamo di fronte a un paese che ha un punto drammatico e chi non lo vede davvero è irresponsabile politicamente. Ha un punto drammatico, è un paese frenato, con una difficoltà di darsi un futuro,
che vede introiettato nella popolazione una condizione di insicurezza e di incertezza. Chiunque vada in giro, in qualunque posto dove si incontra la gente, sente dire: ah, faccio fatica ad arrivare alla fine del mese. Lo sente dire coram populo. Dovunque incontra un giovane, senta denunciare la precarietà. E il furto di futuro sulla precarietà è inaudito. Questi signori altri usano la famiglia come una clava. Tu parli dei diritti delle unioni di persone che stanno insieme, che vivono insieme, che si vogliono bene, che anche loro dovrebbero avere dei diritti come gli altri, senza menomare nessuno, gridano la famiglia. Poi la precarietà è il modo con cui si è corroso la possibilità di costruirsi un futuro di un'intera generazione, che è precaria a 20 anni, Presidente, a 30 anni, a 40 anni, per la prima volta nella storia del paese, e lei ha governato per 5 anni, per la prima volta nella storia del paese c'è un rovesciamento dei rapporti tra le generazioni. Fino a 10 anni fa l'unico vero precario in Italia fino a 10 anni fa Prodi, fino a 10 anni fa. Allora, conclude, sì, lei, guardi, lei può continuare così, ma lei perderà sotto le macerie di questo suo populismo, perché invece il popolo italiano fa il bilancio della sua esistenza e vede, guardi Presidente, lei ha cambiato di spalla il fucile in questa campagna elettorale. Lei ha cominciato cercando di proporsi in un confronto sulle cose che ha fatto, e anzi chiedeva ossessivamente di poterle spiegare. Mi lasci finire un minuto, per favore, di spiegarle, convinte di convincerlo. Questa cosa non ha funzionato, no? e lei si è inventato una piroetta durante la quale, come fa adesso, si inventa che il governo è quello di Prodi e lei fa l'opposizione al governo di Prodi per prendere ma i voti. Non ha funzionato ed è diventato, come nelle frasi che ha detto anche questa sera e più ancora nei giorni scorsi, il leader di una formazione populista. Presidente, su questa strada il paese non solo va in crisi economicamente, va in crisi socialmente, ma va ad una tensione civile drammatica. Pensi alla Francia dei Beurre, pensi alle rivolte che possono avvenire. Questo atteggiamento non è un atteggiamento di classe dirigente. Guardi, a proposito di comunisti, uso una frase solenne di un grande comunista che ha fatto grande questo paese, Antonio Gramsci. Parlava del sovversivismo delle classi dirigenti. State attenti che voi vi state avviando. Pubblicità, no, poi il paese è diviso in due. Pubblicità. No. Allora, abbiamo trattato e abbiamo stabilito che Berlusconi dà una breve replica a quello che diceva Bertinotti, controreplica dell'onorevole Bonino, servizio giro di tutti. Prego, onorevole. Allora, Presidente. Soltanto un apprezzamento per la chiarezza dell'onorevole Bertinotti, che è riuscito a spiegarci molto bene come vuole redistribuire la ricchezza in Italia, togliendola praticamente alla borghesia per darla a chi evidentemente è più vicino all'idea che lui ha del comunismo Bonino, che vuole riportare in Italia. E onorevole Bonino, seconda cosa, no, su tre argomenti di cui si è parlato, sulla flessibilità, sul comunismo e sull'Alitalia, l'onorevole Bonino ha litigato ferocemente con l'onorevole Bertinotti e lei ha cercato di distrarre le telecamere mentre loro si litigavano alla grande. Onorevole Bonino, dimostri che siete compatti e replichi lei al posto dell'onorevole Bertinotti. Presidente, ma perché lei deve dire le bugie? Non ne Quale ha bisogno. Ma guardi, come? Non ne è ha una bugia bisogno. Questa? Certo. È una bugia? Allora... Scusate. Ma scusate, la par condicio, è una bugia diciamo... questa? Andrea Scazzola, l'Italia divisa in allora, due. No, scusa. Dopo torna se lei. Siamo messi male, come ha detto Bertinotti, ci salva solo capire... se parlate voi, quindi è quando bene che parliate. Ti tocca perché... subito dopo il servizio di Andrea Scazzola. No, perché sennò, su diritti civili, comunisti, Cina, quant'altro, dai. Putin, Russia, Cecenia, forse ho qualche L'Italia cosa da dire. L'Italia è divisa in due, ma perché Andrea Scazzola, vai Maurizio. Ma perché lei sta con loro? Beh, signori, io sono il Caimano. Viva l'Italia! Viva l'Italia! L'Italia divisa, domenica sera l'abbiamo incontrata a Salerno. Le due Italie si fronteggiavano lì, sul lungomare, davanti al Teatro Augusteo, dove si attendeva l'arrivo del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Grazie a lui se siete lì a manifestare! Andatevi! Per tornare!
resistere fino al 9 aprile. Siamo liberi quasi. Questo non impedisco di fare la manifestazione. Poi dice che non hanno ragione quello che hanno detto gli americani. Non hanno ragione. Ditelo a Mortadella Prodo col culetto fuori, si è messa vicino agli industriali. Ma non i quelli che affaticano tutti i giorni, quelli che vogliono i soldi dello Stato. Dovrebbe essere tutti da qui, abbiamo visto i risultati del governo Berlusconi. Siamo stanchi, devi andare a casa, cioè non se ne può più, perché la gente vuole lavorare, vuole guadagnare, vuole produrre, non vuole essere precaria, vuole sicurezza. Berlusconi non ce le ha date. L'Italia, mano a sinistra, ma finì peggio l'Argentina. 2 milioni di persone hanno trovato lavoro in Italia, solo questi non trovano mai lavoro. Noi crediamo che il paese l'abbiano spaccato loro, non noi. Ah, Rai 3, Ballarò, ah, siamo a poco. Siamo a Polonia, Ballarò! Studenti delle superiori. Studenti futuri disoccupati. Siamo senza futuro. Io da studente ti posso dire che sono certo di incontrare difficoltà se la situazione non cambia. E Berlusconi ha spaccato l'Italia e la sta continuando a spaccare. Parlato di accolto da bordate di fischi e di insulti di giovinastri che si erano raccolti fuori dal teatro. Comizi della gente a fare quello che fanno qui, e se in Italia uno deve avere paura a attraversare il giorno di Genova, scusi, non siamo dopo 60 anni, è brutto che questa sia una conferenza. Il nostro candidato ha avuto domenica bruciato il campo. Scusate, allora, Maurizio Zipponi, questo ora io penso che la classe politica italiana debba dimostrare che ci si può anche non dividere con tanta violenza. Però adesso decidete voi che immagini volete dare al resto del paese. Ma guardate, onorevole Bonino, la passione e l'impegno politico non c'entra nulla, con anzi, benvenuta. Certo. Voglio dire però che da me, lei sa, Presidente, la coerenza della difesa dei diritti civili contro qualunque dittatura, nazista, fascista, comunista, teocratica, islamista, non è questo il problema. Ma se veniamo ai rapporti suoi con i comunisti italiani, lei nel governo di centrosinistra, 96-2001, veramente è diventato uno degli uomini più ricchi d'Italia e del mondo. È andato in borsa, non mi pare che nessuno abbia tolto o impedito a lei di fare enormi fortune, che magari ha promesso anche agli altri. Quindi si metta tranquillo su questo. Piuttosto, veda, il problema mi sembra un po' diverso. Mi sembra che nelle coalizioni che lei ci obbliga, perché questa legge elettorale ci ha dato, penso davvero che a sinistra per governare dovremo fare una grande riforma anche noi, anche per non ripetere 98, per non ripetere, ma in questo continuatore questo grande dibattito ideale già c'è, per esempio sulla laicità, c'è ed è uno scontro aperto e sereno, a cui io spero arrivino anche molti dei delusi laici, donne, laiche e credenti, che lei, in base a legge che ha fatto, in accordo con alcuna parte della sinistra, lei sa che oggi andare a Siviglia per una procreazione assistita costa 6.000 euro? Lei sa, essendo ministro della sanità, che per mettere in banca il sangue del cordone ombelicale del proprio figlio per leucemia, eccetera, che in Italia non si può fare, costa 3.000 euro? Allora, Presidente, guardi, vessare di meno, liberalizzare di più, non lo avete fatto. Io penso che le in Italia non è stato di diritto, non è una democrazia, che il governo 96-2001 non le ha impedito nessuna libertà, neanche economica. Lo spauracchio dei comunisti italiani con cui lei dialoga, la bicamerale, D'Alema, di tutto e di più, questo è uno spauracchio davvero che non esiste. Noi abbiamo bisogno, dopo la vittoria, di un grande dibattito serio tra di noi, perché il futuro di questo paese non so, allora, può solo essere comunista, post-comunista o post-democristiano. Berlusconi, Bertinotti, Rotondi, dividetevi bene liberale, il tempo che prende liberale, socialista, laica, fortemente laica da riprendere. Berlusconi. Però questo è il paese. Dunque, intanto, non terrorizzi con i comunisti italiani intanto, che hanno fatto la sua fortuna. Intanto, Berlusconi, Bertinotti, Rotondi. Su questo allora i comunisti hanno fatto la mia fortuna, la borsa italiana
è cresciuta dal 92 ad oggi del 180%. Quindi, io avevo le aziende quotate in borsa, ho l'orgoglio di avere dato lavoro a 56.000 persone e di avere pagato in 10 anni 4 miliardi per ogni al fisco, 4 miliardi al giorno per ogni giornata lavorativa. Beh. Quindi non mi si rimproveri niente. Perché che la cosa? Secondo, nei 5 anni della sinistra, la sinistra ha tentato prima addirittura con un referendum di distruggere le mie aziende e gli italiani hanno a grande maggioranza detto di no. Secondo, con i suoi giudici ha prodotto 93 indagini nei confronti miei e del mio gruppo che ci hanno costretto a 2.000 udienze circa nel tentativo di far fuori per via giudiziaria utilizzando la giustizia in direzione politica l'avversario principale che si frapponeva fra lei e il potere. Quindi io credo che queste sono cose che sono nella realtà incontrovertibili e che contraddicono totalmente quello che ha affermato la signora Bonino. Onorevole Bertinotti, onorevole Bertinotti. Allora, nell'ordine, i comunisti italiani, il partito della Rifondazione Comunista non punta al potere, bensì semplicemente a stare in una coalizione per governare bene questo paese. Primo. Secondo, il Presidente del Consiglio deve pure avere una misura, perché insomma abbiamo almeno una condizione di duopolio in uno dei punti vitali della democrazia del paese, che è il sistema radiotelevisivo. E questo è perdurato, semmai, con qualche responsabilità delle forze del centro-sinistra che non hanno fatto, come avrebbero dovuto, una legge sul conflitto di interessi e una diversa regolazione della struttura pubblica in grado di costituire un asse strategico per il Paese, invece che no. Infine, guardi, ci sono molte questioni da discutere, compresa quella che Emma citava giustamente della laicità, dei diritti delle persone. E ci sono molte cose da discutere di collocazione internazionale, si basti pensare che questo è un paese che ancora oggi è in guerra in Iraq. Ma io penso che c'è un problema fondamentale, una sfida, e riguarda le nuove generazioni. Sulle nuove generazioni sono la cartina di tornasole del futuro del paese. Per la prima volta nella storia repubblicana le nuove generazioni stanno peggio delle generazioni che le hanno precedute. Era sempre accaduto il contrario. Il progresso sociale aveva portato ogni generazione a portare alla generazione successiva un progresso, un miglioramento. Oggi, per la prima oggi ma tocca a lei, si ruba la parola da solo. Lei, democratico cristiano, parlerà dopo, quindi aspetti un momento. Questa idea del monopolio del potere, lo abbandoni per un momento. Dico, sto solo a fine. Onorevole Rotondi. Aspetti un momento, quindi tocca a lei. Il progresso sociale realizzato dalle grandi forze, dai grandi movimenti, dalla tradizione, di grande civiltà italiana, ecco, oggi i giovani stanno peggio e la solidarietà sociale si è rovesciata. Fino a ieri erano i giovani che aiutavano gli anziani, oggi sono gli anziani costretti a aiutare i giovani perché i giovani sono deprivati di prospettiva in questa onorevole società. Rotondi. Guardi, io apprezzo sempre la lirica dell'onorevole Bertinotti, però la Democrazia Cristiana che io rappresento gli darà una delusione perché farà vincere Berlusconi con la seguente motivazione: che noi dobbiamo fare il centrodestra ed il leader Berlusconi e il centrosinistra la lista DC Partito Socialista, perché mi rivolgo agli elettori moderati ma anche a quelli di sinistra, perché neghino il voto non a un centrosinistra che è una millanteria di Prodi, ma a una coalizione in cui, come avete sentito, ci sono ancora ben due partiti comunisti, i Verdi che vogliono bloccare ogni opera pubblica, e c'è il partito del comunismo più pericoloso, che non è quello di Bertinotti, ma il comunismo delle procure, di cui è erede il signor Di Pietro. Credevo che fossi tu. Credevo che fossi tu. Voi vuole dite lasciare... che con Berlusconi non si è stati alla grande, io ve lo voglio anche concedere, ma attenti perché vi può venire molto peggio. Allora, votate per la Democrazia Cristiana e per il centrodestra, perché quello che avete sentito questa sera è l'anticipo di quello che accadrà se questo paese darà a questa sinistra con due partiti comunisti, con i disobbedienti che rompono le vetrine a Milano, Bertinotti, qualche secondo e con
con il signor Di Pietro, allora, Rotondi, che farà tintinnare le manette al governo invece che nei tribunali. Io ho due minuti in più. La Democrazia Cristiana non ha ho due minuti da in dire. Più. Io chiederei aprirei una brevissima per due domande a Berlusconi. Beh, con ma certo, una perché non potete lasciare l'ultima parola a chi ha detto la verità agli italiani. Adesso vi inventate. No, anzi, va bene, scusate, secondo me ce l'ha. Ha parlato io posso fare una testimonianza. Siamo noi, loro sono i comunisti, le procure e i disobbedienti. Non c'entrano nulla. No, mi ha convinto. No. Allora, Bertinotti è una notizia. Sì, però ho ascoltato con attenzione Rotondi, mi ha convinto. Ne sono lieto, allora, ma. Ne sono lieto, Bertinotti, perché lei è l'unico comunista che noi non temiamo. Onorevole perché Berlusconi. Il comunismo suo nasce dalla resistenza. Rotondi, guardi che si arrabbia Berlusconi. Che è una ragione di libertà. Il comunismo che temiamo è il comunismo delle procure che nel 94. Oh, allora, di questo parliamo. Ci lasciavano metà casa. Mi fa fare una domanda galera. Sulle toghe rosse a Berlusconi. Io però vorrei farle, veramente Presidente, glielo chiedo per favore, dopo che lei dovrà replicare l'onorevole Bonino necessariamente per tempi par condicio. Io le faccio due domande secche. Io dovevo replicare però a quello che ho sentito adesso. Se mi può dare, se immagino che la domanda sui giudici le possa anche servire. No, non servire. Mi interessa. Però io gliela dovrei fare. Secondo i giudici della seconda corte d'appello di Milano vi fu un passaggio quasi diretto di 500 milioni di lire da un conto Fininvest a un conto del giudice Squillante tramite il conto dell'avvocato Previti. È uscita oggi nelle motivazioni. Lei ha un'ombra, secondo parte degli italiani, legati alle sue pendenze giudiziarie. Lei dice che sono i giudici che la perseguitano, ci sta un comportamento anche suo però che probabilmente viene letto per parte degli italiani come un elemento di poca trasparenza. Sappiamo tutti che c'è nei cinema in questo periodo un film che sulla domanda di da dove venivano i soldi, e intendendo per soldi si intendono i 250 milioni di euro entrati nelle sue holding dal 75 all'83, di cui non si capisce la provenienza. Lei ora ce la dirà brevemente perché la risposta è semplice. Sì. Il punto è che quando gliela chiesero i giudici di Palermo, lei disse, si avvalse della facoltà di non rispondere. Questo comportamento che è legittimo, lo paga in trasparenza verso parte dell'elettorato? Dunque, intanto la ringrazio di questa precisazione preelettorale che indica bene da che parte lei stia e la sua faziosità. Beato lei che lo sa. Allora, vedrà che la domanda allora, per la Bonino è piccante. Se c'è una strada lineare, visibile nell'imprenditoria è la mia. Non ho mai fatto un affare, non ho mai comprato e venduto. Ho sempre fatto impresa creando posti di lavoro. Quello che ho fatto è da vedere fisicamente. Ho cominciato a costruire quando c'era la crisi edilizia a Milano e tutte le case sono lì e ho fatto le più belle città d'Italia. Milano 2, Milano 3, centri commerciali, tutto con una progressione che è scandita dai fatturati di queste aziende e dalle tasse che ho pagato, perché sono stato il primo immobiliarista in Italia, per esempio, a denunciare con i rogiti il prezzo esatto delle abitazioni, il prezzo a cui venivano vendute le case in Italia. Quindi sono sempre stato un esempio di linearità per gli altri. Poi sono entrato nella televisione, che è partita da Milano 2, poi dopo la televisione ho acquisito delle altre imprese, sono entrato nella Mondadori e tutto ciò, e poi nelle assicurazioni, tutto con un percorso fiscale ineccepibile. Quindi queste cose che lei dice sono delle basse insinuazioni, non degne di lei e non degne di nessuno. La seconda cosa, io vorrei rispondere ai signori che hanno parlato prima, perché è venuto fuori da quello che ha detto chiaramente il signor Bertinotti, che praticamente non c'è niente da fare. Con la necessità di aumentare i costi dello Stato, di ridurre il cuneo fiscale, eccetera, Bonino, la sinistra non può che mettere le mani sui risparmi degli italiani, sulle case degli italiani e su ciò che un padre e una madre non può distinguere. No, perché prego, Prodi adesso, fate terminare Berlusconi adesso, perché è una domanda antipatica per la Bonino. Prodi ha detto
che sino a 250 miliardi, a 250 mila euro, cioè a 500 milioni di lire, non si pagherà la tassa di successione. Significa che qualunque famiglia che ha un appartamento di 100 locali, una bottega artigianale, uno studio professionale, e tutte queste cose qua, scusi, l'ha detto in televisione, pagherà ancora l'imposta di successione, non i grandi patrimoni. Allora le domando, per lei qual è il limite tra della ricchezza? Mi dica, risposta. Me lo può dire? No, risposta. Questa è una domanda giusta. Quello che c'era prima che lei facesse la legge di cancellare la successione sugli altri 350 patrimoni. Milioni. Esattamente quel livello. Quindi sappiate, italiani che ci state ascoltando, sappiate che se il vostro patrimonio, quello che volete lasciare ai figli, superi 350 milioni di valore, su questo la sinistra vi farà pagare la tassa di successione. No, invece la destra ha esonerato dal pagare il fisco i grandi patrimoni che negli Stati Uniti d'America vengono significativamente pagati. Onorevole Bonino, è giusto che ci sia anche per lei una domanda sgradevole come quella che è stata rivolta al Presidente del Consiglio. Da 1 a 10, quante possibilità ci sono che una maggioranza che ha dentro lei e l'onorevole Bertinotti regga alle prove dell'economia e della politica estera? Guardi, ma questo è il voto importante alla rosa nel pugno, perché nell'Unione può avvenire e sta avvenendo un grande dibattito proprio sul rinnovamento e la riforma della sinistra, perché credo che l'irruzione proprio delle idee liberal-socialiste sta già cambiando questa Unione. E anzi, io spero che dia più forza a tutta l'onorevole la parte Bonino, laica. Se no, mi permetta, fa finire perché tocca a me. Poi facciamo la scenetta che ho fatto prima con e il anzi, Presidente. Però mi una fa domanda. Piacere che lei abbia vagamente sollevato il tema giustizia, perché una delle cose, Presidente, drammatiche di questo Paese è la mancata riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Sono d'accordo. Lei non ha... Che io lei non ho potuto fare non, per l'opposizione della sinistra. Però ha governato con una maggioranza di 100 deputati e 50 senatori. Governato con una maggioranza di 100 deputati e 50 senatori. La separazione delle carriere? Ma lei vuole fare concorrenza? No, vi prego di lasciare concludere Bonino sulle contraddizioni all'interno dell'Unione. Mi riferisco al contratto con gli italiani, quindi Rotondi stia tranquillo un attimo. Niente, allora, ma lei che va dall'amnistia alla mancata riforma delle carriere, nonché agli ordini che abbiamo già detto. Onorevole Bonino, le dico che invece finalmente una forza liberale perde le elezioni, l'Unione si scioglie. Ma manco per niente, io credo invece dobbiamo governare. Solo grazie al no guarda intanto scuole. Anche se vince lui ancora non sappiamo se è lui Fini Casini perché loro di Premier ne hanno tre a seconda di chi prende più voti. Comunque, ma fatemi il favore cosa dice signora posso darle una ma mi faccia il favore ma cosa dice quello che dicono i tuoi alleati quello che dicono i tuoi alleati no quello che dichiarano i tuoi alleati ma cercano di portare a casa voti Presidente Berlusconi siamo in chiusura se per assurdo perdesse le elezioni lei fa anche l'opposizione e la fa da leader io faccio assolutamente l'opposizione e sarà una opposizione democratica e sarà anche questo non è possibile prego, certo. Prego. Anche l'opposizione non è democratica volete il regime totale? Non gliela lasciano fare Follini ha detto se perdiamo scusate Follini ha detto se perdiamo Berlusconi no. Cambia allora cambia. Allora rispondo a lei e a tutti coloro che avessero questi dubbi io sono odiato dalla sinistra che non ha avversari ma nemici. Ma non è vero. Non è vero. Allora lei non legge i giornali della sinistra, Emma. Lei non è la sinistra, scusi. Io leggo il giornale. Lei è una liberale. Scusi, Presidente. Il Presidente. Mi fate rispondere. Le faccio una domanda. Di adulterio. Scusi, io sono la sinistra. Sta consumando un adulterio. Presidente. Presidente. Io vorrei secondo lei, io sono di sinistra. E di estrema sinistra. Ecco, secondo lei mi può attribuire una sola volta che io l'abbia collocato lei e altri come nemici invece che come avversari? Ma io, lei sa Bertinotti che io per lei ho stima e noi ci diamo anche del tu nel privato. Sì, certo. E quindi io tra tutti i protagonisti della sinistra in tutte le occasioni ho sempre citato
l'onorevole Bertinotti come persona trasparente ed onesta. Presidente, quindi questo me lo deve riconoscere anche lei. Quindi la casa delle libertà perde le elezioni, purtroppo purtroppo lei è unico. Non lo può fare, no. È unico. No, assolutamente. E io penso che lei dovrebbe contribuire a far sì che lo scontro avvenga tra avversari. Come dice Follini, cambia leader se perde le elezioni. Lei deve capire dall'opposizione. Con la legge che è proporzionale, ogni partito cerca di portare voti a se stesso. Quindi è chiaro che Casini e Fini dicano queste cose per cercare di prendere più voti sul loro partito. Però in realtà non è anche chiaro che tutti i sondaggi dimostrano che il mio partito ha almeno il doppio dei voti di certi altri partiti e ha diverse volte i voti di altro partito ancora. Se perdo le elezioni, io... che credo di essere un baluardo importante della democrazia e della libertà nel nostro paese e che sono odiato dalla sinistra proprio perché sono l'ostacolo più importante tra loro e il potere, e l'odio è quello, tra loro e il potere. Sento assoluta la responsabilità perché non credo assolutamente di perdere, ma saremo al 50% da una parte e dall'altra, salvo il regalo della signora Bonino e dei suoi votanti che regalerà 63 posti in Parlamento ove dovessero vincere alla sinistra più estrema e più massimalista. Se li faccia restituire dalla Mussolini di signora Bonino, noi vi ringraziamo per questa bellissima serata. A martedì prossimo.